nella frazione Santa Maria di Moncalvo, a Cascina Graziella, dove tra poco verrà dato il via ai lavori di ristrutturazione della cascina, quale primo passo del progetto Rinascita Donna. L'iniziativa, intitolata Cum Grano Salis, è stata organizzata dall'Associazione Rinascita, dal Coordinamento Provinciale di Libera e dal Comune di Moncalvo. Ad inaugurare il cantiere di lavori sarà Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, insieme alle autorità locali e ai firmatari del protocollo per il riutilizzo di Cascina Graziella, bene confiscato alla mafia, ora pronto ad essere ristrutturato per diventare un centro di accoglienza per donne in difficoltà. Ad illustrare il progetto architettonico per la ristrutturazione della casa lo studio AI2 di Asti. Presenti alla manifestazione gli ambasciatori dello sport per la città di Asti, che con la loro attività di maratoneti hanno contribuito a diffondere il progetto di Cascina Graziella, e il presidente di Nuova Coop, Ernesto Dalle Rive, che promuove e sostiene l'attività di Libera attraverso raccolta fondi. La giornata di oggi è stata anche l'occasione per dare simbolicamente il via ad una nuova iniziativa, la realizzazione di biscotti prodotti con il grano coltivato sui terreni di pertinenza della cascina e che entreranno nel paniere dei prodotti di Libera Terra. Tutti i presenti sono andati nei campi di grano con i contadini che li hanno coltivati per la prima mietitura. Proprio da questo gesto simbolico, infatti, prende il nome la giornata di oggi, Cum Grano Salis, dal latino un granello di sale, a significare che con un po' di buon senso si può togliere i beni alle mafie per restituirli finalmente ai cittadini. Siamo qui con Don Ciotti, presidente dell'Associazione Libera, da sempre in prima linea per la lotta contro la mafia. Nell'immaginario comune la mafia è un qualcosa che riguarda solo i paesi del sud, però Cascina Graziella si trova in un paese del piemontese, perciò qual è il rapporto tra la mafia e il nord? Beh, le mafie al nord sono da oltre 50-60 anni. Sono arrivati con soggiorno obbligato, quando lo Stato ha pensato di dire che le persone che erano nel gioco criminale mafioso, o meglio sistemarlo al nord, così non hanno contatti con la loro terra d'origine, con i loro clan. In realtà oggi c'è gli aerei che viaggiano veloci, le comunicazioni che sono super veloci e quindi una norma che deve essere riletta e vista certamente superata. Le mafie qui sono presenti, non sono più solo infiltrate, ma hanno costituito un pochettino i loro giochi, i loro poteri, la loro fonte proprio di giochi, di interessi, di guadagno. E quindi l'operazione, ad esempio, Minotauro della Procura di Torino, recente, ha messo in evidenza rapporti certo con la Calabria, ma non solo, ma giochi, affari presenti nel territorio del Piemonte. Non a caso ho commissariato i due comuni per infiltrazione mafiosa, Rivarolo e Leni, provincia di Torino. Se andiamo qui a due passi in Liguria, ci sono stati altri comuni, Ventimiglia e Bordighera, commissariati per protezione mafiosa, tutta l'operazione Milano, tutta la presenza su cui bisogna essere molto attenti nel Veneto, nell'Emilia Romagna, ci pone una riflessione molto seria ed è la dimostrazione che le mafie al nord ben ci sono ben presenti, con ruolo e caratteristiche diverse. Da quello che leggiamo e vediamo sappiamo che la mafia si insinua in ogni dove, come nella sanità, nell'edilizia, nell'istruzione, negli enti. Quindi come si può sconfiggerla? Le mafie, il loro obiettivo è potere, denaro, affari, e dove colgono la possibilità di fare affari, quindi di fare denaro, quindi potere, non guardano in faccia nessuno. Ecco, ma non dimentichiamo che la forza della mafia non sta dentro la mafia, sta fuori dalla mafia. Le mafie sono forti perché per raggiungere il loro obiettivo si avvalgono di parte del corpo sociale, i professionisti che si prestano a gestire quelle pratiche necessarie, si avvale di segmenti del mondo imprenditoriale e industriale, si avvale di segmenti del mondo politico che si mettono e si prestano al loro gioco.
In un momento di crisi economica come quello di oggi e una difficoltà nel trovare il lavoro, non si corre il rischio di vedere nell'illegalità una soluzione facile a portata di mano? Beh, è un'illusione. Molti pensano che le mafie danno lavoro, in realtà le mafie danno poi carcere, spesso anche alla morte, perché c'è parte dello Stato che lotta, che si impegna, che si sacrifica contro la violenza criminale e mafiosa. Ci sono certamente delle zone grigie, ci sono anche della burocrazia, dei ritardi, delle insufficienze, però bisogna dire che nonostante tutto l'apparato dello Stato, pur a volte in condizioni difficili, continuano a portare avanti generosamente il loro impegno per un cambiamento del contrasto dei criminali. A conclusione dell'intervista le chiederemmo di lasciare un messaggio a noi giovani che viviamo in un paese dove certi argomenti sembrano lontani ma che in realtà dovrebbero toccare tutti, no? Perciò ragazzi che attraversano spesso momenti di confusione in cui è anche facile cadere in scelte sbagliate. E cosa dice lei ai noi giovani? Beh, voi siete svegli, intelligenti, pieni di vita. Voi non cercate soluzioni facili. E dobbiamo, che poi insieme dobbiamo cercare una strada, giovani e adulti. Io colgo in molti di voi, girando l'Italia, la voglia di futuro, di cambiamento. Oggi gli ultimi dati che l'Istat ha dato parla del 36% in Italia di disoccupazione giovanile. E allora il contrasto alle forme di illegalità vuol dire anche a fianco del bisogno di cultura, che è la cultura che dà la sveglia delle coscienze, i percorsi educativi nel mondo della scuola, le politiche di sostegno alle famiglie, le politiche sociali, c'è anche il problema del lavoro. Ecco, e a voi, siete voi che insegnate a me, cogliete i nuovi segnali, i nuovi cambiamenti, le nuove trasformazioni. Diventa una società molto virtuale, ma c'è tanta voglia dentro di voi di costruire un futuro diverso. Io voglio solo augurare di essere capaci di vivere e di non lasciarvi vivere, travolgere tutto ciò che non ci aiuta a crescere, a guardarci dentro, a guardarci attorno, cioè di colmare la vita, di senso e di significato. E io sto parlando con te e vedo la profondità del tuo volto, dei tuoi occhi, la passione con cui i tuoi amici poni queste domande, e questo mi commuove, perché è la voglia di conoscere, proprio anche di sconfiggere un peccato, che è il peccato del sapere, cioè la mancanza di profondità. Siamo sommersi di pensieri sbrigativi, c'è una deriva un po' culturale. Abbiamo bisogno di profondità, conoscere per essere più responsabili. Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi, ha bisogno di un mondo di giovani con la passione che c'è dentro di te. Grazie mille, grazie molto per averci.